Allora, Masi, vittoria presa all'ultimo momento, però molto importante al di là dei 3 punti, che queste sono le classiche partite che se vinte sono, danno anche un segnale. Sì, diciamo che sotto l'aspetto tecnico-tattico non è stata la maceratese di questo inizio campionato. Mi dispiace perché a me fondamentalmente piace prima che la squadra abbia un'identità e poi vedere il risultato di conseguenza. Sappiamo però che nell'arco di un'annata alcune prestazioni possono essere Tu più l'avevi infelici. anche in qualche modo ventilato in una delle ultime interviste, dice non sempre tutte le cose andranno bene, e Sì. oggi Però siamo dobbiamo essere stati bravi a lì. farle andare bene. Oggi devo essere sincero, non è stata una bella maceratese, però siamo riusciti a portare la partita a casa, i 3 punti a casa. Questo ci dà Un segnale di quello che può essere morale. il futuro del Sì, campionato? credo che comunque anche nella sofferenza la squadra sia rimasta compatta. Abbiamo avuto delle difficoltà a livello di tenuta, a livello di brillantezza. Però siamo stati bravi a sfruttare forse l'unica occasione del secondo tempo. E quindi qualche segnale positivo, ripeto, il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, mi piace vederlo mezzo pieno. Però giustamente non dobbiamo trascurare il mezzo vuoto, che oggi è stato un Ma pochino oggi la evidente. condizione di Croce, che si è vista visibilmente che non era al massimo, al top delle sue condizioni, ha giocato in un fazzoletto, insomma, e ha influito sul gioco, immagino. Sì, fare delle scelte all'inizio di partita è sempre un pochino rischioso. È bello per un allenatore poter scegliere. È il dopo che valuti sempre se, ripeto, l'allenatore deve Lo essere bravo. scrupolo. Sì, l'allenatore deve essere bravo dal mio punto di vista a sbagliare il meno possibile. Questo non vuol dire che non sbaglio mai, anzi, col senno di poi credo che i giocatori vadano anche Cioè, aiutati a voglio fare buone dire, prestazioni. in altre parole, Croce forse meritava di avere un altro turno di riposo per recuperare completamente. No, lui la caviglia comunque si è allenato giovedì, venerdì e sabato a pieno regime. È ovvio che il ritmo partita è un altro, Beh, ci una sono partita avversari. solo saltata, non è che poi abbia saltato Sì, è tante stata la prima partite. settimana fermo, il caldo, forse ha giocato un brutto scherzo, Ecco, però il caldo può avere influito. un pochino credo di sì, perché poi quando devi fare la partita e tenere alti i ritmi, quando è così caldo fai fatica a tenere i ritmi alti. Chi si difende e gioca di rimessa è più Comunque facilitato. c'è anche da dare atto alla Miternina di aver messo in Certo, campo la certo. squadra in maniera perfetta, una squadra che vi veniva ad aggredire alti, no? E poi si copriva per la vostra lentezza nel riproporre la manovra. Sì, eravamo lenti nel possesso palla, nel giro palla, nell'attaccare la profondità, prevedibili. Però, oltre a essere lenti e prevedibili, loro sono molto bravi a fare quel tipo di gioco. Forse oggi non eravamo brillantissimi come abbiamo fatto e svolto le altre partite, insomma. Però ecco, quello che ci tenevamo di più è uscire a casa con i 3 punti, ecco, con Ma lei ci tutti. sperava fino alla fine, finché c'ha avuto quella palla da pirata di Romano? Ma tutti ci speravamo, volevamo uscire dal campo con i 3 punti. Ecco, per noi oggi non è stato facile, ripeto come le altre volte, però ecco, quello che conta è riuscire a lottare su tutti i palloni e cercare di uscire. Con un gol più di loro, è stato molto bravo Romano a sfruttare una palla, ecco, che a noi ci ha dato la vittoria della partita ed ecco, siamo usciti C'è così. anche da dire che alla fine il pubblico vi ha applaudito, quindi ha dimenticato subito con il gol di Romano le ansie di 94 minuti, no? Che erano stati di sofferenza, di No, certo, difficoltà, no, insomma. sicuramente ecco, una partita di sofferenza rispetto alle altre si è visto, anche noi in campo siamo stati consapevoli di essere stati meno brillanti di altre Ma questo partite. anche per il caldo oppure per qualcosa che non è funzionato nello schema No, ma di forse un po' da centrocampo? parte nostra, un po' anche davanti, c'avevamo comunque una squadra che era organizzata e cercava di non farci giocare come abbiamo giocato le altre partite, hanno cercato insomma di romperci un po' gli schemi che noi siamo Abituati. abitudinari a giocare, insomma. Dei migliori in campo, ma soprattutto uno di quelli che ci ha creduto fino alla fine, lo prova quel suo inserimento. Lei nel primo tempo aveva avuto la palla buona, forse un passaggio laterale a qualche suo compagno era preferibile rispetto al tiro diretto. Sì, la prima idea è stata quella di servire Ferri Marini in area, poi magari ho deciso diversamente. E sono stato anche tra virgolette sfortunato che il portiere Sì, l'ha parata con la col mira, piede, sì. però magari potevo scegliere anche una soluzione diversa.
e niente, questo. Poi dopo lei si è trovato per la seconda volta in posizione buona su quel tapin, no? Su quel traversone da destra, che sul secondo palo. Sì, diciamo sono arrivato un po' scordinato perché c'avevo la marcatura del difensore che ci tenevamo, quindi non sono riuscito ad arrivare bene all'impatto. Non sono riuscito ad arrivare bene all'impatto. E poi racconti invece il gol riuscito, l'azione riuscita, quella del gol. Lei si è inserito, come è stato? Da chi è venuto? Diciamo che siamo stati premiati per il fatto che per la caparbietà, non abbiamo, anche in maniera disordinata, magari anche in maniera non organizzata, abbiamo sempre creduto di portare a casa i tre punti. Sono arrivati alla fine anche in maniera, diciamo, ecco, ma fortunata. Lei l'azione come si è l'azione si è sviluppata sul lancio lungo, credo, proprio di Marini. La difesa Bartolini è andata a contrasto con il difensore, io mi sono inserito nello spazio che ha lasciato il difensore e diciamo di punta, ho preso controtempo il portiere per anticipare anche il recupero del quindi difensore. Quindi una soddisfazione immensa, immagino. Sì, soddisfazione immensa, sono contento in particolar modo per tutti, dai. Adesso una domanda meno scontata, sì. Quei problemi a centrocampo, nati da che cosa? Dalla domenica che ci sono anche gli avversari. Le squadre comunque sono tutte organizzate, squadre disorganizzate non ne trovi.